Eccomi, sono Majo, andremo a vedere insieme i primi minuti di un gioco che si chiama Small Saga. Avremo due topolini come protagonisti in questo gioco in pixel art con genere JRPG, ovvero un gioco giapponese a turni di ruolo, dove avremo appunto questi due fratelli topolini che cercano di emergere dal sottoterra per arrivare verso il paradiso, verso quelli che vengono definiti come divinità, ovvero gli esseri umani, che hanno un monte di cibo, un monte di roba per loro incredibilmente gigante e meravigliosa. Ma basta chiacchiere, andiamo a vedere il video. Anzi, prima di andare a vedere il video, se volete supportare il canale, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e poi andiamo a vedere il video. Dai! Primavera. Da pixellosa. Questa è l'ambientazione più fantasy. Invece ci sono le gru, i palazzi. Il sottofiume. Vai, dove ci sono tutte le schifezze sotto i nostri piedi, fondamentalmente. Bene, molto bene. Ci sono anche i topi, fortunatamente. E noi siamo uno di essi. Si gioca con mouse e tastiera? O solo con tastiera? Perché già nel menu ti fanno usare la Z per confermare. Molto strano. Dai, Verme, vieni su. Facendo il mio meglio, Lance. Ma le tue gambe sono il doppio delle mie. Vabbè, dai. Non è tutto. Non ho un'idea. Perché non vai te davanti per un po'? Pensi sia pronto? Non ne ho dubbio. Secondo quello che ha scritto papà nella lettera, dovremmo cercare di seguire le frecce, perché ci dicono dove dobbiamo andare per trovare il dio del cibo. Anzi, il gregge del dio del cibo. Quindi continuiamo a seguire il sentiero, dovremmo arrivare in... men che non si dica! Dai, andiamo, ce la posso fare! Vai, Verm! Rimani alla mia coda! Bro! Ma bro nel senso di fratello, perché è fratello davvero a sto giro. Ok. Adesso col pad. Anche col pad, attenzione, allora pad. C'è un pro tip da mouse topo guerriero. Premi la X per correre, la C per aprire il menu. Ma io ho altri tasti. Ok, con la X del tasto dell'Xbox. Pensate che volo pindarico, sono col quadrato della Play. Si apre questo, fondamentalmente. Con il cerchio della Play o la B dell'Xbox si corre. Per ora questi sono i tasti. Ok, 6A. Ok. C'è uno strano ponte fatto di stecchi di ghiaccioli. Sembra fatto dai topi, fondamentalmente. Anzi, dai topi di sottofiume. Pensi che ce ne siano a giro ora? Beh, è possibile. Prendiamo le nostre armi. Sei impaurito? Un po' o no? No, non siamo impauriti. Ah, non sono impaurito da niente io. Come il maestro di spade Leo. Ok. Vai, maestro di spade. Guidaci. Si riuscirà ad arrivare a quello che era il baule qui? Yes. La stellina! Hai trovato? Non ci posso credere, una nocciolina nutriente. Ehi, guarda! Guarda, ho trovato una nocciolina. Che bello. Forse potresti tenerla in caso di bisogno. Vai, ora sei pieno, non mangiarla, ok. Si possono usare gli oggetti dal menu. Chi l'avrebbe mai detto? Si può cadere di sotto? No, non si può cadere di sotto, questa è una cosa meravigliosa. E si può anche passare sulla tubazione. Di qua. Fight? No, non un altro passo voi due. O ve la vedrete con noi, insomma. Ehi, artista, abbiamo compagnia. Stilton? No, come Geronimo? Ha volato il gesso. Tanto stai facendo le cose incomprensibili. Non un altro passo voi due, ve la dovete vedere con... gliel'ha già detto. L'abbiamo già fatta quella parte. Guarda, non vi lasciamo, non vi faremo problemi, tranquilli. Io e mio fratello dovremo semplicemente passare. No, dice il tizio con una spilla da balle nell'orecchio. Non è così facile. C'è un troll su questa strada.
Dice no, forse intendi un pedaggio, toll vuol dire pedaggio. Sì, era toll, non troll, ha sbagliato lui a dirlo. Allora, pay up, no way, no, non paghiamo noi. Non paghiamo per passare. Non abbiamo semi, quindi niente. Hai sentito Stilton? Uno sa Stilton Lobrie. È il profumo della bugia. Ce l'hanno e come? Non è vero, non ce l'avevamo i semi. Non credo almeno. Cosa bella di questo gioco, che ho visto negli screenshot, è che i personaggi hanno armi giustamente delle loro dimensioni, ma anche roba trovata dal mondo dei grandi, tipo il coltellino svizzero che noi utilizzeremo come oggetto piccolo per loro, è un'arma gigante. Ricordati l'addestramento, attaccali. Ovviamente è un JRPG, un gioco a turni in stile giapponello, dove dovremmo segare, io direi lui per primo, i nostri nemici a turni. Mega Shot! Vado di Mega Shot. Vedete, c'aveva da caricare con due di punti azione. Noi continuiamo a tirare al solito e prima o poi morirà. Perché Kaiserslautern. Quick Shot. Ok, uno è morto. A questo punto noi continuiamo ad attaccare. Sbadabam. Andiamo di Mega Shot. Sbam! Il nostro Stilton se n'è andato, rimane Brie. Non ce l'abbiamo per questo, ce l'abbiamo per questo però. Lui è il tank del gruppo, tra l'altro abbiamo il nostro amico che sta per schiattare, quindi bene se... Ah, non me lo fa usare, eh. Mi difendo allora. Allo shot normale. Shot adesso, anche Brie se ne va a vedere le margherite dal lato sbagliato della terra. I nostri fratelli... festeggiano e ci faranno passare. Sava the Slayer vi mangerà bene, ci contorcerà in mille pezzi, ci farà morire. Ma chi è Sava the Slayer? Non è che la leggenda è vera. Quale leggenda? Però che dice che nel tunnel si trova questa cosa che è stata buttata giù 4 stagioni fa dallo scarico del butter. Quindi probabilmente dice un topo gigante di quelli che vivono sotto il fiume e viene venerato come se fosse il capo di una tribù fondamentalmente. No, non può essere vero che crescano così tanto i roditori, ma chi lo può dire? Sempre pensato fosse un mito, come i fantasmi e i topi mannari. Già, fantasmi e topi mannari. Dai, andiamo a vedere. Un intricatissimo sistema di tubi ci fa spostare. Sarebbe potuto andare anche in sotto? No. Era l'unica via questa, ok. Cosa ci abbiamo davanti a noi? Dice Lance, guarda Verm, c'è un altare del tuo eroe, il maestro di spade Leo. Che ci fa una statua qua? Forse l'hanno rubata... o forse l'hanno costruita. No, no, devono averla rubata. Vabbè, diciamo una preghiera comunque. Si salva il gioco, ok. Con le statue si salva il gioco. E si salva. Ok. Your game has been saved. Ok. A sto punto però possiamo prendere l'altro tubo, che era questo. Tutta una questione di tubi sto gioco. E scorrere verso le fantastiche frecce. Vedete, proprio c'è il simbolo del oh mio dio combattimento. No, di nuovo loro? C'è davvero il capo allora, che è stato volato nelle fogne con il suo coltellino. Due topi. Dice, ho sentito che siete stati cattivi con i miei due aiutanti. Non di sottovalutare, capo. Quello più grande ha un bel colpo con l'arco. E quello piccolo fa dei bei movimenti di spada. Patetici. Tutti e due.
Ci penserò io con queste qui. Vai. Lei è il capo Sava, suppongo. È un piacere di incontrarla in persona, dice Lance. No, che delusione. Mi avevi detto che era grande come un cavallo. Dai, aspetta, non... comportati bene, non dire cose sgradevoli. Ah, è una bella lingua tosta, piccoletto. Ma non sarà abbastanza intelligente quando te la taglierò via dalla bocca. Bene, tira fuori un coltello svizzero come avevo visto nei screenshot. Ah, allora è vero che c'ha un'arma di Dio. Ah, perché il cibo di Dio, sono gli umani le divinità per loro. Ok, saluta il titano che ti distruggerà fondamentalmente. Che si fa, Lance? Stai calmo, Verm. Questo c'ha un'arma gigante, in effetti. Però dovrebbe essere anche scomoda, dice. Quindi dice, ora vi taglio come il burro, altro che... Speriamo c'è solo lui. Ok, combattimento contro il boss. Attacchiamolo, vai. Bam, 3, noi gli facciamo una mazza. Andiamo di mega shot finché li abbiamo. Aia! Lui fa veramente pochissimo. Sì. Non ti far adescare. Facciamo veramente poco di danno. Bam, 9. Hai abbassato la guardia. Aia, ci pida tutte e due. Non ho oggetti. Molto male. La miglior difesa è l'attacco, allora. La miglior difesa è la difesa, caro mio. Uff. Ma che moriamo qui, eh? Aia. Si sventra. Aia. Molto aia. Ho fatto solo per avere il mega shot, ma non basterà. È morto, preciso! Certo, dovremmo seppellire il nostro fratello, ma poco importa. E level upiamo. Avete abbattuto Sava. Andiamocene. Vado a mettere tutto stagliuzzato, frecce ovunque. Venite indietro, brutti ratti sleali. Hai perso molto di sangue, capo. Fai pace col mondo. Ho fatto da un bel po' pace. La mia pace. Ho trovato la mia pace da un bel po'. Molto bene. Quindi possiamo andarcene. Andiamo, Verm. Ma tu vieni dal paradiso di sopra, vero? Paradiso? Il gregge del cibo di Dio. Sì. Dice, ma adesso il Dio giallo si aggira nella hall. Tutto quello che vi aspetta è morte. Chi è Dio giallo? No, è morto lui. Povero. Ciao, capo. Che la tua anima possa andare nel prossimo mondo. Bene. Che cos'è Dio giallo? Ma adesso non lo nuovo. Non ho mai sentito nulla del genere. In tutti i miei viaggi non ho mai sentito nulla di riguardo un mortale Dio giallo. Le solite cose ha detto un tizio morente. Come i fantasmi e i topi mannari. Ah già, fantasmi e topi mannari. Dai, ci siamo quasi. Per me, che stai facendo? Guarda questa, è incredibile. È così grande. Ma a malapena un'arma. Me la porto con me. Dimenticatelo. Il cibo è la priorità. Ma io voglio l'arma.
Ma sai cosa potrebbe fare un topo con quest'arma? Forse è più il topo più forte del mondo o il più pazzo del mondo. Dai, abbiamo una missione. Non la può prendere, davvero? Feeling strong, ma sì, abbiamo livellato. Abbiamo livellato, quindi effettivamente abbiamo la possibilità di livellare il nostro personaggio. Lui sì, l'ho capito, perché lui può mettere roba e lui no? Ah, la può mettere anche lui. Possiamo aumentare. Io voglio aumentargli la vita, però. Aumentiamogli il danno. E lui la vita. Perché se no schiatta. Che è una meraviglia. Mappa del tesoro. Che bello. Abbiamo il trinket adesso della mappa del tesoro. Dai. Dai, ci siamo. Il paradiso del cibo. È il paradiso, infatti. E una volta portati i nostri bei topolini qui sopra, il video si interrompe. Perché? Perché è un video introduttivo dove vediamo appunto le dinamiche iniziali del gioco e poi dopo, se decidete di comprarlo, sapete come andare avanti. A mio avviso è un gioco molto interessante se vi piace il genere, ovvero un JRPG, un gioco giapponese a turni di ruolo, dove avrete inizialmente un gruppo di due topolini che poi può diventare anche più corposo come gruppo e avere tante possibilità di sblocco di abilità come in tutti i giochi del genere, però con l'ambientazione da piccolo mondo in cui si crede che al di sopra le divinità siano le persone in un mondo gigante per loro, quindi c'è questa particolarità qui. Vi ringrazio per il tempo passato insieme, è sempre un enorme piacere, come un piacere sarebbe anche vedervi iscritti e cliccare la campanella, mettere un like, commentare e condividere un sacco di cose, ma tutte gratis, quindi fatele, dai, almeno supportate il canale. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!